Mi sono state riferite cose gravissime. Un episodio inqualificabile, signor Andreini. Cosa le è venuto in mente? È perché mi sono lasciato prendere dalla rabbia perché mi sembra che ci sia del favoritismo verso Di Piero. Signorina Grambone, lei in che modo ha partecipato a questa gazzarra? Io me la sono presa più che altro perché ho visto come se il professore avesse voluto tipo trinciare la fantasia del signor Andreini. Come si permette di dire al professore se ne esca lei al posto mio? Ma si rende conto? Ma che se io, che io sia un'alunna o no, ho diritto comunque di dire la mia. No! Ma in fondo credo che la colpa sia nostra. Credo che abbiamo scelto due persone che non meritavano di stare qui. Signori, siete espulsi entrambi dal collegio. Andate immediatamente in camerata a fare le vostre valigie. Via! Vergogna! Ma vaffanculo. Prego, signorina. Ma Ilenia, dove sei? Ma Ilenia, ti metti le mani nei capelli? Penso sia scontato. Sì, che t'han detto i tuoi quando hanno visto la clip di ieri? Beh, questo è un altro discorso, perché alla fine al di fuori del collegio si è tutta un'altra persona, cioè insomma, attenersi solo ad un programma televisivo non può costituire la tua persona. I miei genitori sanno come sono davvero, sanno che non sono la ragazza che manda a quel paese il preside, i professori, e sanno che quello era un semplice momento di rabbia che penso possa capitare a tutti e che sia capitato a tutti, e quindi penso mi abbiano capito e basta. Benvenuta a Giosquillo. Anche no, però vabbè, adesso noi non facciamo il processo. Sicuramente devi capire, momento. Non è uno spettacolo divertente, no? Quindi sei in televisione, sappiate che avete un ruolo anche, no? E quindi mi domando, ma come ti è uscito l'idea, insomma, di non rendersi conto di essere così anestetizzati da quello che voi avete fatto? Cioè, è una cosa gravissima. Non sei tanto dispiaciuta, Cioè, l'idea è proprio... No, i tuoi genitori non ti hanno detto niente. Ma io credo che nella sua vita anche lei abbia potuto affrontare dei momenti di impulso e quindi agire senza pensarci due volte. 16 anni in un programma televisivo mai affrontato prima, penso sia scontato poter agire in questo modo, soprattutto in un momento così, che stai praticamente in bilico tra l'uscita e l'esterno. Hai avuto un gesto. Quindi penso sia un attimo normale. Ilenia, la normalità, sai, è un concetto astratto. Ma sei un pochino, almeno un pochino pentita? Un pochino? Chiedere scusa al preside? Non sono pentita di aver difeso Magnesio, ma sono pentita di essermi comportata così, ovviamente. Ma la cosa grave, secondo me, non ho capito bene. No, non ho capito anch'io. Scusa, Ilenia, sei pentita di che cosa? Non mi sono pentita di aver difeso Magnesio, comunque di aver reagito impulsivamente. Vale quello che ha detto prima Ilenia, questi ragazzi dobbiamo anche capirli, cioè io non sono così, ecco, questo è il messaggio che ha dato inizialmente. C'è un altro protagonista del collegio che ieri ne ha combinata una più del diavolo, vedo che almeno ridi, ti rendi conto di quello che hai combinato ieri, sì? Sì, Alessandro Andreini, eccolo qua. C'è stato un grande malinteso. Io stavo chiaramente scherzando con Maggi e ho sbagliato parola. Cioè, volevo dire malizioso, pensavo fossero sinonimi, non mi veniva quella, ho detto l'altra e... Pervertito, gli altri del pervertito. No. Dai, vediamo, aspetta. Vediamo questo momento del collegio, vediamo cosa hai combinato. Cioè... Il preside ha più capelli che quoziente intellettivo. Quando vede uno scemo con la cravatta gli viene più duro di quando vede una bella Quella palla da bullying porterà l'Italia alla rovina, incoraggiando persone incompetenti ad andare in politica e assumendo professori con una mentalità così retrograda che non riescono neanche a guardare oltre alle apparenze. È stata una liberazione, me ne tenevo dentro da un po' e proprio ho buttato fuori tutto. Andreini, vuole venire? Va bene. Certo. Corriamo il rischio. Allora, nome del partito. Fi. È un acronimo. Forza Italia, grande amore. C'è una legge che vieta le parole volgari nei partiti. Allora, intanto non è una parola, è un acronimo. F-I-G-A. Ma è chiaro che allude.
non allude a niente. Se lei è pervertito... Lei voleva fare tanto il... No, lei è un pervertito. Andrini, vabbè, Alessandro, ti sei un po' scavato la fossa con le tue mani. Che dici? Sì, è andata così. Però, cioè, comunque... è stato giusto l'espulsione, sono d'accordissimo, infatti sono stato zitto, me la sono presa e sono pentito, anche a Maggi io ho chiesto scusa perché dopo l'espulsione io non ho più dormito, cioè dormivo, me lo sognavo la notte fino a settembre che gli ho chiesto scusa. Ho aspettato tanto perché sinceramente mi vergognavo di quello che ho fatto, quindi non me la sentivo proprio di chiederglielo prima, dopo mi sono fatto coraggio e... Senti, che riscontro hai avuto dai social, i followers, quelli che insomma vi seguono, i tantissimi ragazzi che guardano il collegio, cosa ti hanno scritto? Allora, la maggior parte mi hanno scritto che non guarderanno più il collegio, e devo dire che mi ha fatto molto piacere. E poi ti dopo... ha fatto piacere? Sì, beh, sì, un po' sì, onestamente. Mi ha fatto piacere, a me magari un po' meno, però no, ma dire... ai ragazzi sì, mi ha fatto piacere sentirmi, cioè che gli mancherò, ecco, quello. Sì, sai che poi non andrà così, lo sai che dicono, ah, basta, non lo guardo più, poi in realtà poi... Sì, sì, no, ma già io sono, contento. Non ci rimanere guarda, male se non scende l'ora. Però, cioè, comunque mi fa piacere il messaggio, perché mi... Vabbè. Mi dicono che ci tengono a me fa piacere. Vabbè, qualcuno che ti abbia sgridato, non so, ti faccio sgridare da Alice, sì. Che è qua, è tua coetanea, no, credo, più o meno. Alice. Io ho 20 anni, non so quanti ne abbia Alessandro. 15, 16. Io alla sua età non le facevo queste cose. Ah. Non approvo, diciamo. Però mi hai un po' esagerato, dai. Poi dare il pervertito a un professore mi sembra un po' troppo. Ma sa che cosa vuol dire? Sai il significato di che cosa vuol dire questa parola? L'hai capito adesso? Sì, mentre mi portavano in stazione me lo sono andato e a cosa dire. Vuol io dire? Pensavo fosse... E cosa vuol dire? È tipo maniaco. Ma sì, ma tu cosa pensavi di dirgli? Malizioso, no? La malizia negli occhi di chi guarda. Malizioso. Poi dopo, se sto... Cioè, io... È una parola che l'ho imparata da altre persone, a forza di sentirla la inserisci in un contesto, poi se la gente la usa male, la impari male e poi la usi male di conseguenza. Sofia, tu ti senti vicina a Enrico, ad Alessandro, a Ilenia? A chi ti senti vicina? Nessuno? Allora, no, il collegio è un programma che fa ridere, fa piacere guardarlo, ci sono queste cose che secondo me sono anche date un po' dal contesto che è in televisione, quindi magari una persona vuole fare anche un po' ridere, secondo me è per questo. Nella scuola reale, ecco, non mi sarei mai permessa né di mandare a quel paese un professore né di dargli del pervertito sicuramente, però... Vabbè, posso anche capire che in un programma televisivo magari volevano fare un po', diciamo, il comico, no, tra virgolette. Si dice che proprio in questi programmi ci si cala nel personaggio, cioè il collegio è un programma che vuole anche mettere alla prova, diciamo, quanto i ragazzi osservano le regole, tanto è vero che ci sono delle regole che sono anche esasperate rispetto alla vita normale, proprio per vedere la tenuta dei ragazzi, no? Allora, Ilenia magari no, ma se Alessandro avesse avuto l'ambizione o gli fosse toccato di dover fare il servizio militare, che facevi? Lì le regole sono ancora più stringenti. Posso dire una cosa? Così insegno anche Alessandro. Vabbè, il giusto contesto dove mettere la parola maliziosa. Nel senso, non vorrei essere io maliziosa nel vedere un qualcosa che non c'è, però io credo anche che spesso... ora nell'epoca dei social, nell'epoca in cui ci sono account che fanno diventare virali alcuni sketch, magari ragazzi così giovani in contesti televisivi puntino anche ad alzare il tiro nella speranza un po' che alcuni loro episodi e alcune cose diventano virali, lo sketch o altro. Cioè io mi ricordo il collegio, le due ragazze ancora che si tagliavano i capelli, cioè me lo ricorderò per tutta la mia vita. E piangevano disperate. Esatto, no? Quindi sì. Secondo me c'è anche un po' questa tendenza, con tentazione. Milioni di ragazzini e ragazzine che le guardavano dicendo meglio a te che a me, no? Esatto. Quindi questo era il pensiero. Ilenia, ti ritrovi in questa descrizione? Hai fatto cose o hai adottato comportamenti per avere maggior visibilità sui social, per diventare un personaggio, o sei stata te stessa? Penso che sia stata l'ultimo dei miei pensieri all'interno del collegio, cioè
Non è che quando ti vivi l'esperienza pensi a ciò che c'è dopo, al fatto che la gente ti possa vedere ciò che pensi di te, cioè ti comporti come sei e basta, capito? Non è che pensi a dopo. Quindi non ho fatto nulla alla fine che potesse farmi vedere, oppure anche tipo la scena del litigio col Pesi, del professore, non era fatto perché wow, quando esco di qui tutti mi vedranno e diranno wow, Ilenia è quella là che ha mandato a quel paese il preside. No, l'ho fatto perché ero preso dalla rabbia e basta. Che è un po' quello che dicono tutti i personaggi, almeno di un certo tipo di reality, anche all'Isola, quando uscivano. Tu non hai mai fatto l'Isola? Certo, hai fatto anche tu l'Isola? L'ultima Isola ho fatto. Ah, l'ultima. Sono uscita perché mi sono rotta il piede e sì, è stata piuttosto top. No, però quella è l'altra Isola, sai, non la guardo, però guardavo l'Isola di Rai 2. Però quelli che... era una battuta, ma non hai sorriso, quindi non ha fatto ridere nessuno, l'ho capito. Ma quello che dicevano tutti i concorrenti è quando poi sei sul posto ti dimentichi le telecamere. Assolutamente, non è sì, che vivi vero, in funzione della telecamera. Vero. Vedo che i ragazzi dicono di sì più o meno. Ilenia, forse sì, ni, sì. Non tutti, ni. Chiaro, sì, dipende dal personaggio. Ni, no. Vabbè, indubbiamente un po' vieni condizionato, però cioè, alla fine poi ti vivi il momento, non pensi a ciò che c'è intorno, capito? Sicuramente è strano, è una realtà strana da vivere, però poi ti abitui, insomma. Sei te stesso, almeno in parte. Allora, vediamo cosa hai combinato, non hai mica combinato solo questo, Ilenia, ne hai fatte anche altre, vediamo. Beh, oddio. Signorina Grambone, un po' insofferente? Sì. Perché? Mi dica. Che venivo a pulire. Noiosissima, pessima sta lezione. Poi, la petolicchio. No. Il signor Andreini è il vostro rappresentante di classe. Vi sentite rappresentati in questo momento? Sì o no? Perché no? Lei si sente rappresentata dal signor Andreini? Perché no? Che ha scritto una cronaca. Dopo quello che mi ha detto. Ma che ha detto di così grave? Se ne vada fuori anche lei. Ma meno male. No, ma lei, signorina Grambone, non ha capito. Se fa così, se ne va proprio via. Se ne va proprio a casa. Fuori. Fuori dai piedi. Casa che è così non la voglio neanche vedere né sentire. Fuori. Meglio. Ok, sa fuori, sa qua. Fuori, vada via dalla mia vista! Chi ci vuole stare anzi a voi? Grambone, fuori dai ancora, piedi. È finita, se ne va da lei piuttosto. Via, esca. Oh, se ne deve andare lei, non io. Esca. Se ne deve andare lei, non io. Si se levi deve andare lei, dai piedi. Cioè la cosa gra- Però, Ilenia, sei andata un filo oltre, No? Ma lo ammetto di aver sbagliato e di essere stata presa solo dalla rabbia, cioè me ne pento, capito? Sì, sai che cosa? La cosa grave è che secondo me i ragazzi non hanno ancora capito esattamente quello che hanno fatto, la gravità dell'azione, delle parole. Le parole hanno un senso, hanno un peso, hanno un'offesa che è gravissima. Io devo dire la verità invece che non sono molto d'accordo sul fatto dell'espulsione, perché secondo me la scuola ha veramente il compito della educazione e della rieducazione. Sai quindi spiegare... Sai che è una trasmissione televisiva? Sì, però... Sai, no, non è io la quando scuola, ho fatto l'Isola l'ho vissuto veramente, quindi questo è una fiction, voglio dire. È comunque un contesto che insegna a vedere come la scuola potrebbe essere, no? Cioè, quindi è un modello, no? Come potrebbe essere. Questa è l'occasione per cui i ragazzi che parlano accade di socialità di attraverso social... italiane. E soltanto, scusa? Accade molto di peggio nelle scuole italiane, esatto, purtroppo. Esatto, dico, è l'occasione per parlare. Veniva in direzione quello che dicevi. Esatto, è l'occasione, veramente, interessantissima, di capire come agire per aiutare questi ragazzi, che questo è il niente che vediamo probabilmente di quello che è la realtà, ma per agire in modo che questi due ragazzi non siano sia la prossimamente dei bulli, che non siano assolutamente discriminati, ma che siano reinseriti e compresi dalla società che va cambiata. Che non è assolutamente il loro caso. Però, Alessandro, beh, c'è... Ah, Ilenia, scusami, sì, poi Alessandro. Ilenia? Cioè, lei dice che comunque questa sia una possibilità per far capire ai giovani come comportarsi e cose varie, no? Però poi dice che l'espulsione è stata una cosa giusta, quindi questa è una cosa un po' contrariata. Se io non ci fossi espulso, magari... Ho detto no, Ilenia, incomincia a capire e ad ascoltare. Chi ti parla prima? Gio. Perché scusami, io ho detto esattamente il contrario. Allora, non ha capito, ho detto, è in collegamento. Ilenia, è una ragazza piccola. No, ho capito, già non facciamo fatica a dire. Ma sì, a 15 anni ormai sono grandissimi, quindi io, anzi, ho detto la cosa opposta. Ti dico che voi non dovevate essere espulsi, ma dovevate essere in qualche modo entrare in un percorso di comprensione, di rieducazione, perché evidentemente la tua leggerezza non è una leggerezza. Ti andava divertente. Spiegato l'errore. No, ma
fare un percorso ancora più duro. Cioè, voglio dire, parlare attraverso questo caso con i ragazzi, fare corsi di lavoro sociale, socialmente utile. Andate veramente a fare e a vedere qual è la realtà del dolore, della fatica, e anche le parole. Un programma televisivo, non potevano condannare i lavori forzati. La televisione sta insegnando, soprattutto nel lockdown. Stiamo dando dei messaggi. La televisione ha un compito estremamente importantissimo, Milo. Siete meravigliosi per poter raccontare questo. Sono d'accordo, però ricordati che la punizione più grande che potevano dare a questi ragazzi è stato proprio espellerli dal collegio. Perché nelle parole di Alessandro, nelle parole di Lenia, c'è comunque il rammarico per non far parte più di questo reality, ma li vedo già abbastanza gioco, vero, gasati, Alessandro? Comunque. Cioè, quando Alessandro dice li vedo a me dispiace, gasati, però, Milo. Quando Alessandro dice a me dispiace, ho sbagliato, avrebbe preferito restare dentro con i suoi compagni. Quindi quale punizione più grande in un programma televisivo di espellerti, no, Alessandro? Sì, secondo me comunque l'espulsione, almeno per me, è stata giusta. Io infatti, quando me l'hanno detto, sono stato zitto, ho ringraziato e me ne sono andato. Ho salutato i miei compagni, massima umiltà, e hanno fatto bene. Cioè, sì. Poi dopo siamo in un programma, fuori dal programma, secondo me, Maggi non l'avrebbe presa così. Cioè, è proprio... Maggi non è quella che persona... Non hanno capito niente! No, non ma forse non l'avresti niente. Fatto! Non avete capito fatto. Nulla ancora! Mi devo fermare tassativamente...